quando hai cominciato a suonare e cantare? Cioè, sì, ma tu che sta mai in fa niente, non fa niente. Non fa niente, signore. A che data si è cominciato a cantare e suonare? Oh, era 8 anni, mi mettevo in mano, mi facevo scherzare per mi fa piangere. A 8 anni? Ma gli organetti solamente sono là? Sì, gli organetti sono. Ah, sì. Ti mettevo male, dico, per non far piangere, no, con piega, tu non devi fare una cosa, un'altra, devi fare gli organetti, sarai sfasciato 4-5 ore. Cioè, alla creatura ma la bambola pure gli organetti. Erano tutti che cazzo legno, no? C'era il figo secco, proprio il primo organo italiano, figo secco. Ah, e dimmi una cosa, parla pure Olvitano, io parlo castinese. Ma se andiamo a me, ma è a cantare invece? A cantare se voglio ritornare così. No, si è messo a cantare subito. Beh, cantare poi essere bene. Dopo sposare. Prima stavo fuori, non sembra tanto. Sempre stato fuori in Natale qua, diciamo, sempre di sera a fare questa festerella così. E dimmi una cosa, innanzitutto come vi chiamate? Cesidio Maciocio. E a chi vi accompagnavo gli organetti? Tamburello, Zambogna, Ceramella? No, o solo organetti? Sempre quando organetti. Solo organetti. Non è, so, in Natale qua cantavo i tornelli. Alvito Bello. Ma quindi voi sapete cantare in Alvitana però? Fior di Pezzo, fior di Rendicchio, fior di... Siamo fatti sempre questi cose qua. Sai che pure Adriana qua è brava? Adriana, sì. Però sono il tamburello. Il fratello sono baratini, assolutamente non sono baratini. Allora ho detto tu hai fatto una organetta, almeno mi rimane un po'. Alla fine io non faccio più niente. Mio padre era... Adesso qua pure vostro padre e frate che suonava. Tutto qua. Stanno là, tutta la foto stanno. Là. Però solo organetta, tamburello e zampogna no. Allora quello era, allora quello la possedenza era quello. No, per tenere organetta mica era una pazienza. Oh, mio padre dovete pagare due pecore. No? Due pecore? Due pecore. Perché sa che hanno organetta a te. Santo Adriano, quello là sopra, Ioli, il padre di Ioli, ce n'erano bei organetti, gli altri mi vado, gli organetti e basta per pagare per due pecore, se mi sono morto. Ah, due pecore. Adriano, e tu con nonno ti sei mai suonato? Sì, sono bravo. Ma tu ballavo pure? Ballato, non ti parlato più, non ti parlato più, ma la scuola pure, sbagli ancora, parla al gruppo. E la signora invece non suonava, ballava. Non si è imparato per essere bravo, adesso non si è imparato più, non si è di alzare le gambe. Ce lo deve fare cominciare a sentire una pezza da solo, poi dopo è accoppiata con Adriano. Mi raccomando, voglio sentire pezze antiche, perché non si sanno più pezze antiche. Chi gli alvitana, chi gli canta in dialetta già sentito. Quello che mi ha imparato mio padre. È bello questo organetto. Quello che mi ha imparato mio padre sarebbe proprio quello che io ero, a Correna hanno fatto un festival popolare gli organetti. Qua sotto pure l'hanno fatto, qua a Dino, sono stato... Sono stato, e ci fatto pure riprese, l'hanno fatto un poco più intelligente, la chiuk folk, invece Alessandro Venna ha fatto una cosa ad alto livello. Io veramente ce l'avevo lì, però se l'hanno messo non mi fidavo, ma mi andassero. Vabbè. Un po' camminavo. Largo ai giovani ormai, hanno fatto i maglioni. Mo' che ce fai sentire? Thank you.
Ma voi in che anno siete nato? In che anno siete nato? 40. Ah, siete 40. E papà vostro quando era nato? Mio padre era 11, 1911. Pensa, padre è nato in terra di lavoro. Quando qua era terra di lavoro. Fino al 26 era terra di lavoro qua. 11, e provincia di Caserta. 11 mia madre, pure, quando era dentro dell'11. Poi la Caserta era... è stato sempre un massimo della Caserta. E com'era gli organetti che usavate prima, padre, per esempio? Era di vero? Com'era? Era fatto... Lui suonava, no, ma che materiale era? Materiale era... No, non come a chi si che fanno... Era lui a legno. Poi lui era professionale, faceva le rotture, le raccogliature d'ossa. Ah, se lo personalizzava? Roba di veterinari, che lo bestie. Ah, era... ma che legno, con che legno si faceva l'organetto prima? Che legno? Il legno? Che si usava? Ma il legno veramente non lo so, era proprio una cosa luccicava, una cosa, brillava. Era figo secca, doveva organo, era trattato lo stemma di figo secco, Italia. Pensa tu. Senta, fammi una cantata, quell'organetto. Una cantata che si cantava una volta al video, eh? In dialetto, vieni un po' che si riesce. Poi pigliatele tutta la mia. Ballarella, ballarella dal video, ragazzi. Poi c'è sta quella che va più piano, poi c'è sta... Ma che poi qua stai con Vino con San Donato, che poi alla fine San Donato al video tiene due musiche diverse, o no? San Donato al video là c'è stato pure qualcuno, ma era geloso, no? Faceva San Donato, c'è stato un certo persona là che te ne organizza un tipo, faceva San Donato, erano geloso San Donatese stanno allora quando si vedeva il grano qua giù a Campoverrano, si chiama Campoverrano qua là. Quando ci stiamo in San Donatese, la verità non mi ha ci poteva niente. Perché chi era, ci stiamo in casa con Vino,
Mi sono la lente, faccio una sorracchiata, guarda che io ogni sonno faccio una tecnica. Ogni sonno cosa? Mi danno là, mi vorrei parlare, io voglio una chia, sono la lente, e la fa sorracchiata che sono la lente. Che sorracchiata ci sceglie pure morto ogni tanto. Ma passiamo, sono la lente. E stato là ci stiamo 20 cantine. 20 cantine? 20 cantine. Siamo sempre a bello. Quello che lui... E lui non lo trovano perché quelli hanno abbiato tutta la cosa qua. Verso il piglio, la parte di... Giù nel Cesanese, là. Voleva fuori che c'era una tantonata che una carretta, che una mula, che aveva pigliato. Tutti i giorni passava questa carretta, questa qua. Insomma, Dias, Ballarella non la conoscete. Non la fate mai. La Ballarella poi c'era questa porta. Eh? Allora, era bella, sai. Poi c'era il terreno, ecco, no? Quando nato il saltarello, solo la ballarella fate. Ho pure un saltarello facevate. Visto saltarello. Balla che sa. Mi sa un po' da barano. Che sa? Allora poi pure la facendo ai candeli ma sopra. Stai allora con la polvere per fargli andare per noi. Quindi eri pure un sciupa femmina a suonare questo organetto. Signore? Certo, femmina, sono la madonna. Io mi sono fatto un saltarello là. Io qua vicino, Era comprato l'organetta e i figli, e allora gli ho detto: andiamo a suonare, adesso non barò, mi sto prendendo questo io qui, l'organetta è nuovo, non si è imparato, io ho fatto questo, ma si è adesso portata, e quindi c'è da fare, abbiamo Alvide, ci stanno parecchie musicanti bravi, cominciato da Adriano, Alessandro, gli ha già fatto il programma, lo stanno visto. A me Ma al video non si suonava il tamburello? Tamburello, prima lui è stato di prima tamburello. Ah, davvero? Sì, sì. Si usava il tamburello al video, solo organito. E Zambogna? Sai, eh? A Zambogna c'era però. A Zambogna ci sono. No, la Zambogna c'era. Qua c'è un buono. Sembra arrivati da Fisarmonica. Avevo la ventina, io avevo una scuola qui, vabbè, a me mi piacerebbe io suonare la fisarmonica, perché io anche solamente non è una cosa. Ti mancava qualcosa. Ci manca qualcosa. Allora facevo una settimana, facevo due, alla fine. Quindi non mi arrivo via, non ne avevo quattro persone. Io ti vieni a portare, ma posso venire a finire con quattro persone. Poi dico, sto qua, ma tengo a quattro persone, come fai? Non manca come per farlo. Era pure, è stato pure onesto, insomma. Poi ci fai sentire? Accompagna Adriana, hai visto un tamburello come a meglio ancora? No, le dita sono proprio oggi le dita. Sarà queste qua poi, io sono a cavallo, faccio io.
faccia bere il porco, se no non sento la faccia una cantata, faccia una cantata. Questo qua non è alla Sorana, però. La Sorana? La cordatura alla Sorana, non è la cordatura alla Sorana. No, la Sorana, la Sorana è un'altra cosa. Lo so. La Sorana è un'altra cosa. E ha vinto il video questo, ha vinto il nostro, e poi ha qui i vaso. No, dico dell'organetto, l'accordatore dell'organetto, non la canzone. L'organetto è questo qua, la cosa, la botta organata, lui era qui. Sora gli diceva Sora, ma questo qua mi ha fatto accordatore, fratello, perché visto, non ci manca qualcosa, non mi manca qualcosa, qualche cosa. Accompagnate con il tamburone, una cosa. Qua ci vuole sempre la voce della membra fina, quella fina. Perché sempre. Ci sta un po' questa qua. Canta qualcosa. Cantaci qualcosa. Cantaci qualcosa. No, questa qua non è questa. Canta! Non so cantare mai questa qua. Cantare roba dal vide, questa è roba da Sanremo, questa è Nilla Pizzi. No, però questa è la prima. È la prima che mi getta Sanremo, quindi qua. No, la seconda, mi getta con la colonna. Antica, antica questa.
Il stornello è usuale che gente si parla. E faccia sentire cacca il stornello, cacca il ballarella vostra. Ma la ballarella locale qua non c'è. Ma la locale succede un film che non faceva, ma. A suona con te esiste con le tamburelle come ancora più bello. Che sarà ballarella da Caira? Questo potrebbe essere questo può. Se ti perdo quello quando non è stato più in contatto questa gente la sera a fare sto lavoro qua. Questo faceva alla cantera, mi faceva i cantera, no, si faceva la serata intera, si faceva. Prende la cantina. Le giornate intera, che lo ferma, a cantano ferma, poi. Ballavano e suonavano. La sera poi, la sera, sempre 2-3 ore, cavano massa, una volta cavano massa, no? La massa, quelli che sono attaccati ma sopra. E allora la sera si usciva qui a cavano massa, e poi gli vanno a parte, faceva qualche piccolo spazio, diciamo, si ballava un po'. Però se c'è paura che i fazzoletti non mangiano, se non c'è paura che non mangiano. Dobbiamo del campo. Thank you.
bella su pezzo. Questa era anche pezzo. La faceva finita, vero? Ma questa era dal video su pezzo. Questa è proprio una di quelle che girava la sera. Uscito dalla casa e tutta la serata girava. A ballare e cantava. Mio padre proprio. Ma fate che andare a recuperare. Lo sentivo da montare. Questa cosa tutto registrato, da recuperare sulla orecchia. Questo qua, quando è morto, la figlia si vergognava che il padre era... È perché era lo suonato di Cafur, sempre solo discorso, non si parla più in dialetto, ma si parla in italiano, perché se no non c'è il riscatto sociale. I giacobini che stanno fatti? Hanno ucciso la gente. E mo qua si sta a recuperare, a cercare di recuperare quello che sappiamo. Quello che sappiamo, la seconda, la terza, no, i mezzi di non voleva trovare il ristornello a Milano. Se io sarei andato a Milano, Alvino bello, si è fabbricato a ferro. E fammelo sentire, anche se in italiano, fammi sentire il stornello alvitano. Questo qua è alvitano che si faceva noi, ma quello che voleva lui, no? Era un'altra tornata ancora, no? Di come mi faceva. Non mi faceva, ma che mi sono fatto. Non ce l'hanno più i testi antichi, perché se sono visto a fare italiano, perché sennò era Cafone parla antica, no? E però andando se non qua a cercare di recuperare i testi, ma non è stato più una quando sfiorisce la ruota sembra che tutta una botta.
un'altra zona, una volta qua uno mi dà un'altra zona, insomma io allora dico vedi, uno gli ha fatto la cotalata. E perché? Perché io gli ha fatto qui, qui da, era in appresa una femmina, un'altra qua, sotto la macchia. Coppa Sant'Agostino. Sì, lo sa, lui lo sa, beh. Quello che si credeva che non era fatto niente di male, cioè, piano piano, io l'ho scappato. Gli ha fatto lì, ci ho fatto tutta la terra, è morto. Se morto, sono rubato, però poi mi ha ricambato. E mi dice, io conosci bene, si conosce pure la gente. Che c'è il campanale. Capito? Allora passarono qua, qua sono questo treno di ritrovo che ci va la strada, e tutta la squadra nostra di Santa Maria. Stavo là, lui è passato uno di sopra, non lo mai offro. Non lo mai offro. Avevo passato da me a Macchialonga, da me a Franchissima Macchialonga, da me a Franchissima Macchialonga. Mio fratello gli disse, io non ci vengo. Da me tu ci devi venire perché tu non li organizzi. No, ti dico, trovatevi, sono a dormire, vengo. Mio fratello, io potevo ir là. Io ti appena gli ha messo la corsa là, io là, paura, ci là. Poi non poteva fare, lui non poteva fare più l'altezza perché rimaneva sinceramente a destra. Passa il sacco, poi lo fai di mattina a pagare, di mattina a fianco il letto degli altri fratelli, chi si accorgeva niente. Qui c'era la tappata che poco di stoffa, forse qua c'era la cosa, e poi ho detto questo sacco. Quando si continua a sentire, bagnato, no, che succede? Che succede? Gli amici vanno, non si sa mai, quindi, e qui si sono messo sacco a 12 di trovato. E la mia, e portato, la stoffa da lui. Che combinavano per me, perché mi era la presa quella con la gente che no. E poi ci la cantavo, la cantona non questa, ma io mi ho detto prima che c'era le corna e poi la destra, ma la faccia alla finestra butta pesca, prima che c'era le corna e poi la destra, poi quella mola, questi fai con la canzone perché intera non la faccio, ma si facevano sono qua, questi che. Facevano gli spetti. Allora mio padre. Mio padre è da solo una parte, tenia un organetto che andavo giù fino a qui al sottile. Qua sono una parte, quell'altro c'aveva un organetto più cubo, come questo qua, gli ha fregato la voglia questo organetto. E questo qua, è usato lì là, e dopo si fa, dopo si fa. E ci sono da sta zitta, due, suonavano due organi, cantavano. Qui fino, è fregato la voce qui è denunciato. E si disse a casa, ma no, era prima di organo qui. Qui si era scordato, qui si scorda perché qui era fine la strada, era prima di organo qui. Denunciarono. Mio padre lo sono andato in mezzo, perché mio padre è sposato a 18 anni, cioè io ho un figlio a 19 anni. E tenere gli organetti, lui era sempre il solito, era sempre il giro, che gli piaceva suonare, gli piaceva girare. Si trova sempre in mezzo. La sera vanno a fare la girata là, verso là dove abitavamo noi, abitavamo qua, a 2 chilometri, 3 chilometri qua, un po' più sopra. Questo qua è uscito in zaga l'altra canaglia così. Questi qua che ho fatto, mentre stavano a suonare la qualcuno, stava a cantare, questi due da, alle piante d'olio piccolo, l'ho chiamato e ce l'ho storto tutti qua. Insomma, volete una quindicina di piante ce l'avevo là. Questo padrone, questo qua, sapendo che sta, mio padre andava sempre a girare questa notte, e già padre non c'era mio padre. E tu mi ma che c'entra lì? Ma io una notte quella là mi da fare questo e quest'altro. Andò a casino e fece la denuncia. Poi c'era pure padrino. Ma com'è finito? Com'è finito che gli denunciato a casino? Mio padre era stato aperto, non è andato all'avvocato. Qui è rimasto morto là con la denuncia. Sono incontrato qua, però mi ha salvato. E questo qua ha detto, padre buongiorno, ha detto mio padre, prima valeva la denuncia a Cassino e poi mi saluta, e mi ha salutato, mi ha denuncia a Cassino. Capite? Che gente, io stavo qua. Qua sì, tutti i vostri, che mo sono buoni. Allora, lascia, che ci fa sentire, eh? E allora un po' che sai che ti sei stancato, quando ti sei stancato ce lo dici? No, ma io non stavo mai stanco, solamente che poi quando tu fai, magari quando le cose ti manco vengono... Non se lo ricorda, fa qualcosa che non si conosce, così lo sanno, lo sanno stima di uno, no?
Parenzo. Parenzo prima stava in Italia, ma sta in Slovenia. L'amore del Parenzo, no?
perfezionato ma chi ancora? Non mi sono perfezionato ma chi come fa mio padre? Troppo tuo padre suonava proprio buono padre. Lo suonato suo, bisogna andare, Era numero uno, insomma. Sì. Poi suonava per due o tre ore, se era un po' di malare, si stupa la strada. Tu hai fermato, no? Quella strada che hai fatta prima. Se stiano le femmine a ballare, se erano fermate le femmine, che io non dormivo. Quando non ce la facevano più, si dormivano, allora si dormessero. Era una forza, era una forza. Però, che guai. E la faccia? Allora quello faceva solo cassino a piedi, arriva la vacca. Quello con l'organismo? Attaccava la coda alla vacca, faceva solo cassino. Che si addormeva? Allora, io vedo la vacca solo, non ne voglio nulla. Basta, te ne ero il mio amore anche a vino. Ma poi provai a cassino, adesso la posso vedere a cassino. E se lo veniva a cassino? Parlo a cassino a piedi. E se non lo veniva a cassino, mi ha detto la casa con tutta la vacca. Allora posso dire, Madriano, benissimo. Mio padre, qua giù non c'era niente, c'era la casa del Salerno. Ma ho vinto, dice a terra terra, casa e terra. Lui non sapeva, lui c'era adesso di mandare. Adesso di mandare era fatta. Poi andavo sempre con i veterinari da vita, perché visto era anziano, imparavo tutta la situazione. Provavo secondo lo H. Quindi si è imparato un mistero veterinario. Poi non si faceva pagare, perché non si poteva pagare, perché l'altro veterinario ci diceva, almeno fatti pagare e poi facciamo un po' ciascuno. Quindi no, ma io mi faccio aiutare a casa mia, faccio da fare l'agricoltura, faccio aiutare a fare. Ah, vabbè, facevano scagni favore. Come si faceva un porco, no? Come si facevano, io questo stanno gente che non hanno possedenza, perché non modo di muovere a far pagare. Fare la seconda no, che ci sono pagare 30.000 lire, no? Lui ce lo faceva gratis. Poi non ce lo sapevano fare perché quelli che facevano. Arrivavano lì, ci trovavano un pochettino di seconda, ci mettevano due o tre cannonette e stati, capito? Invece lui si metteva là, che ormai la cacciava tutta in terra. E quando le vacche avevano fatto quel lavoro là, che tu ci fai cacciare la seconda, aiutavano, quando ci arrivano i soldi, c'erano, ma perché quella era sempre quella cosa dentro, no? La vita potevo dire, Girori, ma dove l'ho fatto pagare? Girori si chiamava, Girori, quando fatti pagare, no? E mi diceva, ma io tengo a aiutare il prossimo. Mi spiego. Ha di tempo. Faccio l'ultima sonata, però dal vita e poi ce ne è, poi la scritturemo qua. Un'ora basta. Però abbiamo fare una sonata dal vita. Da dare pur dai, l'ultima. Questa è quella al Maiorfo. No, io sono andato via Maiorfo. Tu sei stato da sopra. A tu sta meno. A tu un paio di chilometri che ce la costa. Un paio di chilometri qua sopra.
questo era il vero stornello, questo sarebbe proprio il vero stornello poi. E niente, Gesì, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché ci hai regalato un'ora veramente bella. Ma questo è... Io ti ringrazio perché ci hai... Io forse...